Questa è una macchinetta per elettrolisi acquistata su Amazon a 6 euro. Quindi poi chi vuole posso dare il link di questo aggeggio. Questa, l'elettrolisi è un fenomeno che in pratica, immettendo dell'energia elettrica dentro l'acqua, va a scomporre l'idrogeno e l'ossigeno che compongono l'acqua e fanno emergere quelli che sono gli altri elementi presenti nell'acqua. Ok? Noi adesso riempiremo un bicchiere d'acqua dal rubinetto e poi prenderemo una bottiglia d'acqua qualsiasi. Faremo l'elettrolisi su entrambe i bicchieri e vedremo che cosa esce fuori. Allora, questo è il bicchiere, quello di destra sarà il bicchiere di acqua del rubinetto, mentre quello di sinistra sarà l'acqua della bottiglia. Che in questo caso è non viso. Come vedete non c'è nulla nell'acqua in questo momento, adesso andiamo ad attaccare la corrente. Ovviamente questo è un aggeggio che non devono usare i bambini, perché è pericoloso. Prendiamo i due bicchieri. Attacchiamo la corrente e inseriamo l'aggeggio nell'acqua. In pratica adesso la corrente sta passando attraverso l'acqua che innesca una reazione chimica che va a scomporre gli elementi. Quindi ricordiamo che questo di destra è quello dell'acqua del rubinetto del Comune di Torino, mentre quello di sinistra è un'acqua minerale non viso, Monviso, sì. quindi anche non di buona qualità, secondo un prezzo. Adesso si lascia per qualche secondo lavorare lo strumento. Come vedete l'acqua di destra sta già assumendo una colorazione di Di palude. colore nero. Lo lasciamo un po' lavorare così emergono bene tutti. Fai vedere anche da sopra il rumore che fa. Grigio. Sì, frigio fa perché fa una reazione chimica. Ovviamente il bicchiere, dopo che abbiamo fatto questa cosa, diventerà caldo, quindi non bisogna toccarlo perché se no ci si brucia. Ecco, fai vedere qua sotto che cosa sta succedendo, qua in basso. Ok, adesso spegniamo. Ho fatto abbastanza. Stacchiamo anche la spina per sicurezza. Andiamo a vedere che cosa succede. Metti un po' in. Adesso vedrete che cosa succederà avvicinando poi un magnete a questa melma nera. Allora, se andate su internet spiega quali sono i colori che può assumere l'acqua a secondo dei componenti che ci sono dentro. Allora, quando l'acqua assume una colorazione gialla vuol dire che è normale,
Questi sono i minerali che si trovano nell'acqua pura, quindi quella che è potabile e bevibile. Quando diventa rossa, dentro può esserci mercurio, quando diventa bianca può esserci amianto, quindi potrebbe essere potenzialmente cancerogena. Quando invece l'acqua diventa nera, vuol dire che ci sono metalli pesanti dentro. Metalli pesanti sono il mercurio, il cadmio, piombo, eccetera. Quindi avvicinando una calamita a questa melma nera, vedete che si condensa tutto in un punto. Sì, non tantissimo. Sì, comunque sì, perché No, perché bisogna aspettare che si depositi sul fondo poi per farlo vedere bene. Se vuoi puoi mettere in pausa un attimo. Ecco, adesso sposto il magnete. Vedete che c'è una chiazza nera? Ecco. sì, solo lì. Se invece adesso lo faccio qui, No, si vede di brutto, si vede. vedete che se Madonna. sposto il magnete, Mamma. ecco, questa è l'acqua potabile di Torino. Adesso ditemi se non bisogna andare a fare una denuncia a chi gestisce l'acquedotto. Noi Cerca di beviamo. spostarti di qua perché di qua è bianco, così si vede ancora meglio. Sì, mi seguo, vedi che Sì. questo è un magnete, tra l'altro neanche tanto potente. Sì, quello delle tende. Se prendiamo un magnete un po' più potente, se lo ciuccia tutto. Boh, volevo farvelo sapere in modo che siate tutti a conoscenza di questa cosa e evitiate di bere quest'acqua. Noi siamo Zona Mirafiori.